Ok, buonasera a tutti, siamo qui per le trasmissioni da Ibridamenti con Emanuela Pigabruni per presentare il suo ultimo lavoro, La macchina fragile, eccolo qua, sottotitolo L'inconscio artificiale fra letteratura, cinema e televisione. Allora, ciao Emanuela, buonasera a tutti quelli che sono in ascolto in questo momento sia da Facebook che da YouTube. Perché c'è la possibilità di ascoltarci da entrambe le parti. Come sempre, la trasmissione verrà registrata, sarà poi accessibile dagli archivi della rivista su YouTube. Allora, entriamo subito nel merito del tuo volume, che consiglio vivamente, molto bello, molto interessante, e che fa una sorta di riassunto, ma non nel senso negativo del termine, nel senso che per tira le fila riprende tutti i discorsi che sono stati fatti negli ultimi decenni, possiamo dire, intorno al tema della relazione uomo-macchina. È un testo che ha tra i suoi grossi pregi, a mio parere, il fatto proprio di essere sistematico, di procedere in modo metodico, partendo da alcuni punti condivisi e da questo analizzare storicamente e idealmente, diciamo così, cioè sia dal punto di vista storico che dal punto di vista concettuale, che cosa viene sotteso da questo argomento, da questo tema. Intanto, e poi ti lascio subito la parola perché non voglio fare digressioni lunghe in ingresso, partiamo dal titolo. Il titolo, La macchina fragile, l'inconscio artificiale tra letteratura, cinema e televisione. Questo ci dice tante cose, già il titolo. Intanto poi ci spiegherai cos'è, chi è la macchina fragile, non lo dico io, ti lascio a te questa parte qua, ovviamente. Parliamo di inconscio artificiale, quindi della parte più nascosta della macchina, dove? Tra letteratura, cinema e televisione, quindi nell'ambito mediatico, cioè nel mondo che noi riceviamo a livello di informazioni. Una premessa, il libro ha una bellissima copertina, che vabbè, qui non so se si riesce a vedere, sì, direi di sì, che ti chiederei di raccontarci la storia, perché ne vale la pena. Dai, ti lascio subito la parola, così affrontiamo queste tematiche che abbiamo velocemente accennato. Grazie Luca per questa introduzione, sì, ci sono. E ringrazio anche Claudia Boscolo per l'ospitalità su Ibridamenti, una bellissima rivista. E, allora, partiamo dalla copertina, quindi vado a ritroso. La copertina è stata elaborata attraverso un programma di intelligenza artificiale, attraverso Midjourney. L'idea era quella di effettuare un dialogo. Anticipo brevemente che il libro è soprattutto sul dialogo, diciamo la cornice attraverso la quale i temi vengono osservati è quella del dialogo tra l'umano e la macchina antropomorfa. E mi piaceva l'idea che la copertina, cioè il contenuto, l'oggetto, il contenitore libro fosse parte della ricerca stessa. Quindi ho pensato di istituire un dialogo, in questo caso con l'intelligenza artificiale che abita Midjourney, e ho cercato di ricollegarlo ai temi, a uno dei temi del libro. Allora, tra le varie questioni affrontate c'è soprattutto, posso citare la questione della visione dall'alto o anche dal basso, diciamo, in realtà. La visione dall'alto è quella che viene sovvertita, ecco, la visione da parte di un soggetto. E partendo un po' dall'idea che in molta letteratura classica uno dei momenti, diciamo, fondamentali o spartiacque del percorso di autoindividuazione di un personaggio
spesso è stato messo in scena attraverso l'immagine, un racconto di personaggi che su delle alture osservavano un panorama circostante, questo in Balzac, questo in Stendhal e vari altri. Quindi ho deciso di attingere a un'opera pittorica. Sono partita dal quadro di David Caspar Friedrich, il viaggiatore sopra il mare di nebbia. Un quadro appunto classico di fine 800, però sovvertendolo, per cui ho chiesto alla IA in questo caso di mettere al centro come soggetto osservante un cyborg femminile e ho deciso poi di utilizzare gli stili, insomma, per creare un po' un effetto diacronico, gli stili di William Turner e mescolati, sporcati dalla graphic novel del tardo Novecento, e poi ho insistito un po' sull'idea di sbrindellamento di circuiti per dare un po' questo senso di fragilità. Mi piaceva anche l'idea di un soggetto profondamente collocato in un ambiente, no? In un ecosistema. E c'è un mare che è un po' cupo, che forse si ricollega un po' all'altro tema, all'altro diciamo, strumento concettuale che è dominante nel libro, che è quello dell'inconscio artificiale, che come vedremo è poi una costante tematica che ho identificato nella raffigurazione di questa figura. Ecco, essendo un lavoro di critica letteraria, di letteratura comparata, c'è anche, come dire, un approccio interdisciplinare che in genere può essere vario a seconda degli orientamenti, delle predisposizioni di chi scrive. Ecco, nel mio caso ho cercato un po' di muovermi tra letteratura, ovviamente teoria della letteratura, quindi con attenzione alla dimensione testuale, che sia visiva, audiovisiva o letteraria, e diciamo come dire, e altre discipline afferenti al campo delle scienze umane, filosofia e soprattutto la psicanalisi. Certo. Sicuramente c'è poi un discorso che va a che fare con la filosofia della mente e quant'altro, però la psicanalisi è la base, intanto perché sono due discipline che hanno a che fare con l'interpretazione del testo, no? Che può essere un vivente, un panorama o un testo scritto. E poi perché si prestava appunto a quei temi che stavano in mezzo a questa cornice del dialogo, che fondamentalmente sono la memoria, il desiderio e il rapporto con l'alterità e l'inconscio. Ecco, quindi l'inconscio, diciamo, c'erano veramente infiniti modi per usare. Andando nella letteratura critica al tema dell'inconscio, in questo io ho fatto una scelta, mi sono un po' affidata ai classici della psicanalisi e poi ad alcune riflessioni attinenti al campo della filosofia della mente e anche della narrativa. Quindi, da un lato, quello che ovviamente sono partita da Freud, l'idea di inconscio come qualcosa che costituisce l'individuo e come qualcosa appunto anche che lo trascende, no? È celebre la frase che l'uomo appunto non era più padrone a casa propria, detta ai primi del Novecento. Tutto questo, adesso lo semplifico ovviamente anche per i tempi che abbiamo, tutta questa riflessione poi è stata ripresa da Lacan, che ha parlato dell'inconscio come un'aggregazione di identificazioni, e poi arrivo, adesso faccio un salto veloce per non farla troppo lunga, Stanislav Lem, che in Non serviam e in altri suoi scritti contenuti nell'io della mente, un libro tutto basato sul dialogo, tra l'altro, poi se vuoi ne riparliamo, comunque parla dell'inconscio come. Anzi, parte dal conscio, definendolo appunto come qualcosa che in realtà non ha il dominio, ma come un sughero galleggiante su un mare in tempesta, con sotto un pigia-pigia, una ressa che sono praticamente le turbolenze dell'inconscio, no? Turbolenze dell'inconscio che producono poi quella che Dennett definirebbe una configurazione astratta di tendenze e orientamenti e che poi producono quel surplus che si può
che esce fuori come la spuma, come un qualcosa che può essere la personalità dell'individuo, quel magma indistinto in cui ci sono i suoi pensieri, i suoi desideri coscienti, ma anche quelli non coscienti, anche quello che esce malgrado le nostre intenzioni, ecco, e che nei dialoghi e nella sfera intersoggettiva esce sempre, nonostante tutto. Sì, più che chiaro, senza dubbio, ma infatti il mare che si vede nell'immagine di copertina dà davvero impressione, cioè questa figura lacerata, no, non solo fragile, più che fragile, lacerata proprio perché è come ti dicevi tu prima, ridotta nei suoi frammenti, no? Nelle sue parti, nelle sue componenti, metà umane, metà elettroniche in quanto cyborg, di fronte a questa cosa che è evidente che in qualche modo la spaventa, però l'affascina, no? Questa doppia questo doppio sentimento, questo doppio sentire che si ha nei confronti dell'inconscio, che è da un lato appunto il fascino e dall'altro la paura, che è poi il senso del perturbante, come ce l'ha insegnato Freud e come è stato spiegato, e che, come dici giustamente tu, a un certo punto è la sensazione, la percezione che noi abbiamo di fronte alla macchina antropomorfa, cioè il fatto di vedere il nostro doppio, no? Quello che la nostra copia, di vedere noi stessi, questa è una cosa che ci crea questa ambivalenza sensitiva. Quindi, da un lato, il fascino, perché vediamo un altro come noi, che però non siamo noi e lo sappiamo, e dall'altro la preoccupazione, oddio. Cioè, questa ambivalenza appunto è quella che sta all'origine di questa necessità che tutta la letteratura, la paraletteratura, la letteratura di genere, diciamo così, quindi la fantascienza, ma anche l'anime, il manga, tu fai degli esempi, cioè ci dedichi molto spazio a questi ambiti, invariabilmente si trova a trattare la macchina come una forma antropomorfa, no? Perché è questa cosa qua. Perché la robotica nella realtà del nostro tempo, la robotica è principalmente robotica industriale, cioè si costruiscono delle macchine che siano efficienti. All'industriale non ha la minima importanza, cioè non gli importa nulla che la macchina sia antropomorfizzata, che sia simile a un uomo, se non in casi particolarissimi. In generale, gli interessa che funzioni e che la catena di montaggio che deve far procedere funzioni nel modo migliore possibile. Quindi c'è proprio un gap tra il modo in cui l'industria e la produzione vede il robot, no? Quindi la macchina. E che lo vediamo per esempio in Matrix, perché in Matrix le macchine sono totalmente deantropizzate, e invece la macchina antropomorfa, che appunto in seguito a tutto questo discorso che abbiamo fatto della psicanalisi, che ci insegna la psicanalisi, ha la necessità, e in questo senso, nel senso che, come dici tu, cerchiamo la macchina, cioè cerchiamo noi nella macchina. Tu hai fatto delle scelte precise di alcuni soggetti in cui andare a indagare questa ricerca, questo doppio, no? E immagino che tu ne abbia visti molti e alla fine sei arrivata a scegliere questi pochi soggetti. Ci puoi raccontare questa scelta, cioè, come sei arrivata a scegliere appunto Ghost in the Shell e gli altri, che Westworld, rispetto invece a un mondo del fantastico che propone mille possibilità in questo senso, perché proprio quelli ti hanno particolarmente colpito? Sì, effettivamente la mole di testi è veramente sterminata. Io ho deciso di fare un percorso circoscritto e anche, diciamo, organizzato intorno al commento testuale, al close reading. Quindi, ovviamente, non avevo l'idea di scrivere una sorta di storia dell'icona della creatura artificiale dal
dal mito, in realtà, dal mito di Prometeo, passando per Sì, il infatti, sì. Rinascimento, l'automi settecenteschi, fino a poi Metropolis, che è stato fondamentale, no? Un immaginario che poi è stato ripreso tantissimo, ma nello stesso Blade Runner, a livello di scenari e in tante altre opere. Per cui effettivamente poi c'è tutto l'aspetto anche più blockbuster, Terminator, di Cameron. Quindi ho deciso di fare una cosa, diciamo, più circoscritta. Ovviamente, avendo più tempo, quel libro poteva, diciamo, presentare più casi studi. Non è stato così. Magari sicuramente c'è tanto da ricercare. Allora, No, ma io li l'idea. trovo molto centrati, eh. Cioè, io Sì, li trovo molto adesso. azzeccati. Era. Sì, probabilmente potevano essercene altri in mezzo, no? Prima tu hai parlato di Matrix. Matrix sarebbe stato un testo fantastico da inserire per tante questioni, no? Anche perché in qualche modo poi con Matrix tutta quella dimensione di avanguardia che c'era nel movimento del cyberpunk è un po' come si sciogliesse nell'immaginario collettivo e creasse a quel punto una sorta di enciclopedia condivisa. Oppure, appunto, hai parlato della necessità di antropomorfizzare la creatura. Però c'è tutta una sfera di questo ambito in cui non lo è. Penso, per esempio, un altro testo molto denso a livello semantico, poteva essere, per esempio, 2001 Odissea nello spazio, no? La relazione con Hal, che non è Certo, vero. antropomorfo, però ha una personalità fortissima, no? E c'è anche proprio a un certo punto un'evoluzione, no? E questo poi ha a che fare con la relazione dell'umano con altre forme di intelligenza, con altre forme del vivente che non siano appunto antropomorfe. E anche questo è un aspetto che appunto in quell'era che è stata definita dell'antropocene, è estremamente interessante, diciamo, con dei vuoti, con degli spazi d'ombra che sarebbe bello affrontare. Io allora sono un po' partita diciamo così, da lettrice e da spettatrice. Sono partita dall'effetto estetico, dalle emozioni che queste opere hanno esercitato su di me. E da lì, diciamo, sono andata un po' indietro e un po' avanti. L'idea, sinceramente, è venuta dopo aver visto la prima stagione di Westworld, in cui questa dimensione del dialogo è fortissima ed è realizzata in una maniera molto intensa. Tra l'altro c'è l'interpretazione di Anthony Hopkins che sicuramente potenzia l'effetto estetico. E lì, mentre lo guardavo, ho iniziato appunto a pensare: caspita, è veramente una sospensione tra paradigme, una declinazione del paradigma indiziario che oscilla tra l'interrogatorio poliziesco, perché abbiamo l'interrogante, appunto, che segue quella tradizione poi del detective, che è cara al noir, e poi il soggetto inquisito, no? Riprendendo poi anche lo schema di Blade Runner, e quindi tutta questa ricerca dei dettagli, degli indizi non coscienti, di ciò che sfugge, dello scarto, del residuo, che però è la stessa ricerca che fa anche la psicanalisi, no? Che parte appunto da quello che esce malgrado noi e da ciò che sfugge al nostro controllo. E lì tutto questo poi si articola cioè ruota intorno, gravita intorno a quella domanda ontologica che è tipica della narrativa di fantascienza, no? In che realtà siamo, quali sono i livelli di realtà e anche appunto la domanda sull'identità. Quindi da lì sono poi tornata indietro, ho ripreso Blade Runner, ho ripreso Ghost in the Shell, che era stato appunto un'opera molto significativa negli anni 90, e ho visto che comunque uno tra i tanti fili che tenevano insieme queste opere, appunto sicuramente il dialogo c'è in tutte queste opere e poi c'è in Macchine come me, di Ian McEwan, alternato al monologo e al monologo interiore. Quindi in McEwan, diciamo, c'è questo doppio aspetto, anche perché è un'opera letteraria che ci permette di avere anche quell'altro
a fondo. E ho visto che comunque queste opere erano legate da qualcosa di diverso, ecco, che forse le distanziava da questo corpus immenso di testi sulla creatura artificiale, ed era fondamentalmente l'esperienza del dolore, il ruolo della memoria e una forte insistenza su questa dimensione ambivalente di cui tu hai parlato all'inizio, proprio che è pervasiva perché riguarda la figura del cyborg, visto da un lato come un essere sovrumano dalle capacità potenziate. E invece nel suo elemento disforico è il freak tecnologico, però al tempo stesso la figura del cyborg con tutte le sue terminazioni nervose poi è qualcosa che si presta benissimo a esprimere l'interazione complessa di un essere con l'ambiente che lo circonda, no? La complessità delle interazioni. E questo tema poi ritorna a vari livelli, ritorna molto nel romanzo di Ian McEwan. L'ambivalenza dell'androide, che ritorniamo, prima tu hai parlato appunto a proposito di ambivalenza, dell'effetto esperito da chi legge o chi vede rispetto a questa figura antropomorfa estremamente simile all'umano, che ha, diciamo, che ovviamente non ci riporta alla categoria di perturbante introdotta da Freud, e appunto quello che possiamo provare quando abbiamo di fronte qualcosa che in teoria non dovrebbe essere vivente, invece a un certo punto dimostra dei caratteri animati, è qualcosa che risulta molto simile a noi e che oscilla tra una sensazione di familiarità, di qualcosa di antico che però al tempo stesso ci dà anche una sensazione di angoscia. Ecco, invece, per quanto riguarda l'immaginario narrativo, questa oscillazione dell'umano di fronte a questa creatura viene poi definita da Isaac Asimov come il complesso di Frankenstein, ovviamente riferendosi a un'opera che è stata definita da Brian Aldiss come l'opera capostipite poi di tutto il filone della fantascienza, no? Mette al centro una creatura che a un certo punto vediamo attraversata da diverse sensazioni, emozioni, il senso di essere gettati in un mondo, il senso di spaesamento, il bisogno di riconoscimento e il senso di solitudine, tutte cose che poi ritornano nelle altre opere appunto che ho analizzato. Quindi parlavo di questa ambivalenza dell'androide che al tempo stesso immagino speculare, qualcosa in cui noi ci specchiamo, però anche poi metafora dell'altro. E poi c'è tutto il discorso della fragilità, che poi è venuto fuori Esatto, in una quindi. maniera molto, che mi ha anche stupito poi vedere quanto è diffuso in vari luoghi del testo, quanto attraversi tutte queste opere, appunto, la fragilità dell'umano, e la fragilità della macchina. Certo, la fragilità della macchina, infatti, tu hai parlato di solitudine, hai parlato come si dice? Dell'individuo che di fronte alle domande ontologiche, alle domande esistenziali, si ritrova completamente spiazzato. Noi facciamo sì che sia la macchina, Roy, in Blade Runner. Allora, io McEwan, il Machine Like Me, non l'ho letto, però nel leggere le cose che dici tu di lui mi è venuto in mente un altro testo che ho letto di recente, pochi mesi fa, che è Clara il Sole, l'ultimo libro di Ishiguro, dove anche lì c'è chiaramente un Bellissimo. robot che vive esattamente le stesse dinamiche di solitudine, di necessità di identificazione, di riconoscimento. È un libro bellissimo, tra l'altro, senza dubbio. Veramente, sì. E lì è evidente che noi stiamo facendo ormai da secoli questo processo per cui, non riuscendo più a guardare in faccia queste domande. Per quanto riguarda noi, facciamo finta di chiederle alle macchine, le chiediamo a loro, aspettandoci disperatamente delle risposte che ovviamente giustamente non arrivano. Al 9000, che tu hai citato prima di 2001, nessuno ci rimane male quando lui viene disattivato, o perlomeno
è molto più basso il livello di partecipazione emotiva che si avverte nei suoi confronti rispetto alla morte di Roy in Blade Runner. Cioè, da un lato c'è una vera e propria tragedia, dall'altro c'è un problema, cioè una macchina che cerca di diventare qualcosa che non è, che non è ancora. Mentre invece quella di Roy è sicuramente una tragedia umana, completamente umana, no? Proprio in questo senso dicevo che l'antropizzazione è elemento fondamentale. Quindi, vabbè, sì, non l'hai detto tu, lo dico io a questo punto, la macchina fragile sì. Siamo noi, no? Cioè, certo. Mi aspettavo lo dicessi tu all'interno del discorso, però a questo punto è l'elefante nella Ma è meglio, meglio così invece. Siamo noi, perché siamo noi quelli che cerchiamo le risposte alle domande e non le troviamo, ovviamente. È bello in questo senso il fatto della... Aspetta, c'era una cosa che avevo in mente prima. Ah sì, della transmedialità, cioè il fatto che tu... senza porti particolari problemi di coerenza con il tema, con l'oggetto, no? Molto tranquillamente passi dal testo scritto al testo filmico, alla serie TV, vedenti per quello che sono, cioè una rappresentazione dell'umano e quindi del testo, e che quindi può venire analizzato in modo... senza bisogno di distinguere le diverse fonti, anche se ovviamente una fonte diversa vuol dire dei metodi di rappresentazione differenti, questo è chiaro. Però a livello di contenuti, a livello di significati che si vogliono passare, non ha la minima importanza qual è il canale da cui arriva. La serie di Westworld che tu hai citato è veramente... forse è il massimo, è molto bella la parte, magari se ce ne vuoi parlare, in cui descrivi il passaggio dal film del 73 con Yul Brynner, no? alla serie TV, perché secondo me è molto importante definire questa cosa di come nell'arco, anche per dire da Ghost in the Shell, che è del 95 mi pare, a Westworld, sì, passano decenni. Ecco, come in questi decenni tra il film e Ghost in the Shell da un lato e Westworld serie TV, l'acqua che è passata sotto i ponti, questo che cosa ha significato? Perché è molto importante questo gap temporale, no? Per la nostra percezione. Sì. Allora, riparto dall'inizio, intanto da quello che hai detto tu, le macchine siamo noi, e questo è estremamente visibile in Westworld, dove appunto le macchine sfruttate dalla Mega Corporation, dalla Delos, che si ribellano, appunto sono assolutamente un'allegoria dell'umano, appunto degli esseri sovradeterminati da poteri che li sovradeterminano, appunto, e che vivono delle esistenze condizionate, che spesso pensano di avere delle scelte che in realtà non hanno, cioè il novero delle scelte in realtà è deciso a monte. Però ritorno un attimo a quello... sì. Infatti... Vai, scusami, ti ho interrotto. No, è assolutamente così, nel senso che, diciamo, oltre alla questione estetica, la figura del cyborg, dell'androide, mi hanno ovviamente intrigato anche per tutte le stratificazioni di simbolismi, insomma, che rimandano alla nostra realtà esistente, politica e materiale che ci circonda, e riuscivano, ecco, a tenere insieme diversi livelli. E, ritorno appunto, dicevi, perché questa ossessione intanto culturale verso la creatura artificiale, verso quest'icona che è stata così pregnante in un immaginario appunto transmediale, e perché la mia scelta di lavorare su questo? Perché mi è sembrato che questa forma appunto del dialogo, no? Cioè del dialogo con la macchina antropomorfa, che
che rivela questo forte rispecchiamento, no? che compie l'umano. Ovviamente poi sto parlando anche di ciò che è messo in scena nei testi. Un rispecchiamento, diciamo che ci porta in diverse direzioni e che ha il pregio di farci in qualche modo, è quello che dicevi tu, partiamo da questo immaginario per parlare del suo rovesciamento, nel senso parliamo da una figura che è non vivente, che non è organica, in realtà per riflettere sull'unicità del vivente, no? È una sorta di quando appunto dico che la creatura artificiale è il negativo, è l'immagine speculare, è come se fosse un dispositivo che ci aiuta a mettere maggiormente a fuoco che cosa siamo, che cosa vogliamo essere, soprattutto la postura che vogliamo adottare rispetto all'esistente, rispetto al rapporto con l'altro, rispetto all'ambiente, rispetto a tutte le altre forme di coscienza. Ed è in qualche modo partire, questo può essere anche un approccio poi di lettura del testo, cioè partire dall'assenza, partire dalla lacuna, per arrivare a definire attraverso un processo di rovesciamento il suo contrario e mettere a fuoco il significato. Per esempio, nei dialoghi che ho definito sospesi tra queste due forme, il significato che ci arriva, che ci colpisce, che ci emoziona, in realtà non è tanto nelle parole, che dicono i personaggi, ma esattamente nelle pause, negli sguardi, in quello che esce. Al di là di loro. Quindi effettivamente la dimensione del negativo che ha a che fare con lo rispecchiamento, però ha anche a che fare con la forma, come i significati vengono trasmessi, no? E qui forse arriviamo a stabilire una delle caratteristiche delle forme artistiche, no? Rispetto a un trattato, per esempio, di sociologia sulla creatura artificiale, cioè. E questo riguarda diverse forme di espressione. Qui vado verso quanto tu dicevi sulla transmedialità. Ogni medium ha i suoi strumenti, ovviamente, però possiamo, partendo dalla ricezione, no, dall'esperienza estetica, rintracciare determinate forme che vanno a produrre degli effetti estetici. La letteratura ha le sue, il cinema, l'animazione, la serialità televisiva hanno le loro, ed è interessante ragionare come poi certe tematiche si dispiegano, no, attraverso diverse forme. Veniamo a Westworld, dove appunto mette in scena questa dimensione del dialogo, mette in scena in forma forse più chiara che nell'altra opera questo tema dell'inconscio artificiale, perché per esempio in Ghost in the Shell c'è fortissimo il tema del riconoscimento, no? Tutta una riflessione che fa Kusanagi sull'essere riconosciuta, sia sul piano interiore che anche sul piano poi della sfera dei diritti. Lei, nel momento in cui dovesse decidere di non fare più il suo lavoro di agente segreto, dovrebbe rinunciare al suo corpo, alla sua memoria, no? Quindi questo ovviamente è sempre un livello poi allegorico, però che ci fa riflettere. Ecco, in Westworld invece emerge con particolare forza questo tema dell'inconscio, e qui riprendo la questione dello scarto rispetto al testo del 73 di Michael Crichton, che mette in scena, ci sono già tutti i temi appunto di critica sociale, del panopticon, del parco, attraverso appunto questa figura del parco a tema in cui le macchine sono degli oggetti sfruttati dagli esseri umani per il proprio intrattenimento. Però lì, in questo caso, abbiamo a che fare proprio con la figura classica del robot elettromeccanico, l'icona di questo, Yul Brynner, no? Con il volto, una volta scoperchiato, con tutti i suoi cavi, e poi la ribellione si genera attraverso una sorta di malfunzionamento, cioè lì le macchine sono delle monadi impazzite, non c'è un percorso di autoindividuazione, non c'è una forma di cospirazione, condivisione che porta poi alla rivoluzione.
situazione. Ecco, questo tema è invece il tema che è stato ripreso e enfatizzato nella serie TV, con una forte prospettiva politica, perché ha a che fare appunto con la lotta di classe, sempre su un piano metaforico, però le macchine siamo noi, si rendono conto a un certo punto del loro essere sfruttate, compiono un percorso verso l'autoindividuazione, l'autocoscienza, che è un percorso labirintico. Infatti poi, come spesso accade, un tema poi vede intorno che cresce a grappolo tanti altri temi. Nel caso di Westworld serie TV c'è il labirinto, c'è il sogno, un labirinto che è appunto interiore ma anche esteriore, che è unicursale in questa ricerca interiore verso la coscienza, ma è anche disseminato, rizomatico, deleuziano, no? I sentieri che si biforcano, che in realtà poi sono gli sceneggiatori che programmano gli script, le trame per i personaggi, per gli host. E quindi poi alla fine c'è il percorso, qui ritorniamo al topos classico della letteratura, no? The Robot Uprising, la rivoluzione delle macchine. Però la cosa interessante che fa la serie TV, che fa la serie TV è quella che l'immersione della coscienza si realizza attraverso l'immersione dell'inconscio, attraverso questa immersione di frammenti, di brandelli di memoria, che sono memorie traumatiche e legate all'esperienza del dolore, della fragilità. E quindi è da lì che poi, diciamo, la creatura, che in questo caso cito un personaggio fondamentale che è Dolores, al centro del labirinto, scopre il lato mostruoso, e qui torniamo all'ambivalenza della creatura artificiale, che però è la parte di sé, e da lì poi decide di condividerlo con le altre e istituire la rivoluzione. Invece in McEwan tutto questo aspetto catastrofico non c'è, è un'opera appunto che gioca sull'ucronia, sul realismo, veramente sul groviglio di implicazioni umane ma anche sociali, e gioca su dei piani più sottili. Sì. No, ma infatti la differenza, come tu hai ben evidenziato, tra il film del 73 con Yul Brynner e lo Westworld della coppia Lisa Joy e Christopher Nolan è enorme. Il film con Yul Brynner di Michael Crichton, non a caso, è simile sia concettualmente che praticamente a Jurassic Park, sempre dello stesso autore, no? Tu lo evidenzi questo aspetto qua, Sì, proprio infatti il perché tema era uno dei probabilmente temi feticcio di di Crichton. Crichton, infatti, sì, Crichton, sì, scusa, ed è evidente questa cosa, cioè non si esce da lì, siamo ancora, direbbe Baudrillard, nel simulacro della produzione, siamo in pieno Novecento, ancora completamente, mentre invece Westworld, serie TV, è molto oltre, e lì siamo nel simulacro del digitale, no? I simulacri di Baudrillard che tu citi e che lui riprende dall'opera di Philip Dick. Lisa Joy e Christopher Nolan poi hanno sviluppato questi temi. Non so se tu hai visto, vabbè, sicuramente The Peripheral, la serie tratta dal romanzo di William Gibson, immagino. E poi il film che hanno fatto, che è Reminiscence, dove queste tematiche di Westworld, proprio l'emersione dei frammenti di memoria che vanno a ricostruire l'identità, e quindi l'ambivalenza conscio-inconscio è enorme, totale, e lì è proprio molto evidente. È bellissima questa cosa qua che la premiata coppia sviluppa, proprio come la memoria serve a ricostruire la personalità ed è la base della rivolta, cioè una quadratura del cerchio che è detta da una coppia di sceneggiatori americani, e anche in The Peripheral hai esattamente lo stesso tipo di concetto, perché l'incarnazione di Flynn nel futuro passa sempre comunque attraverso il dolore, la sofferenza, ed è solo in quel modo che trova la forza di ribellarsi.
molto interessante questo aspetto dei due. Adesso vedremo che cosa ci aspetteranno in futuro, ma la seconda serie di The Peripheral, secondo me, sarà. È un peccato che abbiano dovuto smettere con Westworld, perché secondo me c'erano ampi spazi per procedere anche lì. Senti, Sì, comunque, vabbè, dimmi, volevo aggiungi, aggiungi. aggiungere una cosa prima che me ne dimentico, perché prima hai parlato del rispecchiamento. Appunto, in Westworld è molto forte questo tema, perché poi c'è tutto un piano, è un'opera che gioca molto sull'intertestualità, c'è tutto un piano che rimanda continuamente a Alice in Wonderland di Lewis Carroll. Sì. Però questa cosa appunto del rispecchiamento è molto forte, per esempio, con altre sfumature in Ghost in the Shell, dove c'è tutta una sequenza di cui tu parli anche nel tuo articolo, appunto di quando lei, il personaggio Kusanagi, il cyborg, si immerge nel mare, essendo poi un cyborg, il corpo è pesante, non galleggia, va a fondo nell'oscurità, che è una perfetta metafora appunto Certo. dell'inconscio. Poi emerge in superficie, c'è questo momento di rispecchiamento con un'immagine ideale, no? Che sembra ricostituire una sorta di appagamento. E anche lì È c'è una una continua, rinascita. una rinascita, c'è una continua insistenza sulla vulnerabilità, no? Nonostante il personaggio di primo acchito si presenti come un cyborg potenziato, in realtà ci sono diversi aspetti che rimandano alla fragilità, che poi torna nei personaggi di Wessel e tornano in maniera molto forte poi in Macchine come me di Ian McEwan. E questa cosa della fragilità c'è sia l'esperienza del dolore e della memoria, però poi c'è anche la dimensione della fragilità in un senso più ampio, no? Per esempio penso anche a Rachel in Blade Runner, il quinto replicante, che è quello che noi sentiamo più umano proprio perché prova l'esperienza del dolore e della vulnerabilità. Allora, in tutte queste figure, e qui ritorno alla domanda originaria, perché hai scelto queste opere? Che raccontano figure sempre più indistinguibili dall'umano, attraverso le quali noi ci identifichiamo sempre di più. Ecco, il racconto è soprattutto incentrato sul loro divenire fragili, no? Cioè nel momento in cui diventano sempre più simili all'umano, in qualche modo ereditano l'eredità dell'umano, facendo emergere. Cioè ponendosi come una sorta di specchio di negativo in cui noi vediamo riflesse esattamente le contraddizioni, le debolezze, le fragilità. E in questo senso, penso poi andando al romanzo di McEwan, in cui c'è un danno, viene messo in scena il tema di un danno, perché appunto il romanzo si interroga, racconta soprattutto il punto di vista dell'umano rispetto alla coesistenza con la creatura artificiale e tutto il groviglio di complicazioni che si crea. E in questo, per esempio, è un'operazione completamente diversa da quella che fa Ishiguro in Clara and the Sun, dove il punto di vista è quello della macchina. Ecco, invece McEwan non lo fa. Noi Adam lo vediamo sempre attraverso lo sguardo di Charlie. E vediamo la fragilità di Charlie, quindi tutte le sue vulnerabilità che vengono messe, come dire, proprio vengono illuminate da questa purezza cristallina di Adam, da questa sua innocenza che a un certo punto però diventa una funzione oppressiva, diventa una sorta di superego, no? Una logica razionale, una ricerca della giustizia simmetrica che a un certo punto rischia di danneggiare Charlie e la sua famiglia perché non riesce a cogliere la complessità del reale. E al tempo stesso c'è la fragilità di Adam, la macchina, che viene infine brutalmente rotta da Charlie. Quindi la macchina, in quanto torniamo a macchina fragile, la macchina in quanto tale si può rompere, no? In quanto macchina. L'individuo umano è una ma meravigliosa macchina complessa. Con diverse fragilità e vulnerabilità sia sul piano fisico che psichico. Ritorniamo al dispositivo cognitivo. Mi sembrava un'ottima palestra per poter ragionare appunto sul
sul concetto di, appunto, sulla postura verso l'esistente in quest'epoca in cui si parla molto di questi temi e anche sulla sfera intersoggettiva, cioè come noi ci relazioniamo rispetto a tutte le altre, rispetto alle diverse forme di alterità che non riconosciamo. E quindi la domanda che abita poi sempre questi dialoghi, perché la domanda va a vertere sull'essere che ho di fronte, no? Sulla possibilità di una coscienza, ma anche quindi delle emozioni e anche di una sensibilità. Una domanda che va a sfumare quella contrapposizione iniziale tra la creatura, tra l'umano e la macchina antropomorfa. Quindi artificiale e organico si mescolano, identità, alterità si mescolano e ritorniamo in quella figura, in quella fortissima ambivalenza che è il cyborg. E quindi ho anche pensato, per fare un po' di archeologia, mi è venuto poi in mente il testo, un testo classico di M. Forster, The Machine Stops, la macchina si ferma, che in questo caso potrebbe rideclinarsi appunto nel secondo millennio con The Machine Breaks Down, perché appunto non tutto è resilienza, alcune cose quando si rompono e la fragilità è riferita a una macchina che sia la macchina antropomorfa e sia l'umano, siamo noi, ma è anche la macchina nel senso più ampio, cioè l'ambiente in cui siamo immersi, ogni forma di vita e chiama in causa la postura etica, ma anche politica. Senti, proprio a proposito di questo discorso della postura etica e politica, Donna Haraway dà una visione del cyborg tutta sua, tutta particolare, no? Di cui tu parli. Vabbè, Donna Haraway si riferisce principalmente al cyborg all'interno del cyberpunk, e quindi un discorso particolare. Però ecco, tu ne accenni, ne parli un po', poi però rimane, come posso dire, a lato, perché non ti convince, perché comunque non fa parte del tuo discorso, cioè che rapporto c'è tra il discorso che hai fatto tu e la visione del cyborg in Donna Haraway? No, Donna Haraway c'è, infatti l'ho citata all'inizio perché anche perché non si può non citare Donna Haraway nel momento che parli del cyborg ed è interessante quello che dice lei, cioè il cyborg come una figura ibrida e come una figura che si presta in maniera esemplare a incarnare qualcosa che tesse legami, no? Questa sua dimensione appunto di interazione, di interattività e anche di meticciato, di contaminazione, qualcosa che poi si pone come un'immagine di rottura rispetto alle dicotomie ereditate dall'umanesimo classico, quindi come dire fulcro di una critica al pensiero antropocentrico. All'uomo, all'idea di un uomo come misura di tutte le cose, di una forma che sminuisce le altre forme viventi, e quindi diventa un'allegoria perfetta anche a livello di, diciamo, politico, no? Come, qualcosa che va a sovvertire questo antropocentrismo. E questo sicuramente è qualcosa che resta e che lei lo ha espresso con molta chiarezza, partendo dalla condizione della società americana negli anni Ottanta. All'inizio, diciamo, in Manifesto Cyborg l'ha usata in riferimento alla situazione politica dell'America reaganiana. Poi piano piano è andata a espandersi, a riguardare appunto tutto il tardo Novecento e si è collocata all'interno poi di una serie di riflessioni che andavano a convergere su quella cosa lì. Appunto c'era il collettivo Mirror Shades in quel Sì, certo. momento. E quindi non, diciamo, non mi ci sono soffermata perché sicuramente il discorso è andato avanti, si è espanso appunto con tutte le riflessioni che sono state accolte in quel bacino che è stato definito del postumano e che a sua volta poi ha generato tutte le riflessioni intorno all'antropocene. E diciamo, è un discorso che si situa molto anche su,
su un filone, cioè su un contesto molto sociopolitico. Il mio lavoro ha a che fare, diciamo, con una sfera che cerca di mettere in frizione la dimensione, se vuoi, più filosofica, esistenziale, psicanalitica, emozionale, che testi estetici, i Certo. testi di letteratura e di arte riescono a trasmettere, e al tempo stesso su queste figure, cioè queste figure sono sia portatrici di qualcosa che ci parla, che ci riguarda, ecco, che ci riguarda è la parola giusta. Ritorniamo al discorso dell'immagine speculare, Ci riguarda, infatti. dell'apprecchiamento, sì, e anche si prestano a essere metafore dell'altro, allegoria dei processi che avvengono nella società che ci circonda. Quindi sono più livelli, per cui è una parte del mio discorso. Ecco, ma Tra infatti l'altro io mi è ero piaciuto proprio. il suo libro su Toulousine, no? Dove lei comunque poi va avanti anche lei Sì, beh, nel certo, suo. rispetto al manifesto lei poi va Sì, avanti senza però dubbio, il no? manifesto No, no, Sadov è stato un testo fondamentale però mi da interessava evidenziare riconoscere. questo aspetto per cui nel cyborg del cyberpunk, quello del manifesto, c'è una esposizione della macchina, cioè c'è la mescolanza, come hai detto tu, no? Il fatto che l'umano e la macchina si mescolano, si uniscono, proprio si innestano l'uno nell'altra, e in questo modo la macchina viene esposta. Mentre invece tutto il discorso che fai tu, quindi che è un discorso, come hai ben detto, legato agli aspetti più emotivi, psicanalitici e profondi, è un discorso che per certi versi mi sembra più legato alla figura dell'androide. Che non è che nasconda il suo essere macchina, però nella sua esteriorità, nell'immagine, cerca appunto questo discorso del rimando, del continuo rispecchiarsi nell'umano, mentre invece il cyborg non ha nessun problema a mostrare la sua differenza, anzi la rivendica, no? E infatti poi nelle parti più radicali della letteratura cyberpunk si arriva all'estremo opposto, dove l'antropizzazione del cyborg viene persa completamente e rimane la pura macchina in sé che non ha più nulla a che fare con l'umano, quindi si distanzia. Assolutamente E, sì, un altro anzi aspetto. grazie, hai chiarito un aspetto importante di frizione tra le due figure, di tensione anzi. Cioè il fatto che il C'era un cyborg è altro più ha a aspetto che che. fare con la contaminazione e l'androide con rispecchiamento e la Sì. specularità, col negativo fotografico. Infatti, sì, esattamente così anche secondo me. E c'è un passaggio che mi ha colpito perché mi sono accorto che è una cosa che avevo sempre pensato, ma non l'avevo mai identificata bene come viene. Quando si dice che gli androidi dickiani, gli androidi di Dick, quelli delle Romanzo. non Sì. so, delle formiche verdi, cioè, sì, ma anche degli altri, sono stupidi, cioè non hanno nessuna ambizione, non hanno nessun desiderio di crescita, rispecchiano completamente in questo senso l'uomo dickiano, che è un uomo decisamente non invidiabile, è un uomo che mostra tutti i suoi limiti, tutti i suoi difetti e che Dick non si limita nel farli vedere. E in questo senso gli androidi mantengono il valore del rispecchiamento, essendo anche loro stupidi e senza ambizioni. In Blade Runner, invece, nel film, questo gradino, cioè c'è proprio questo gap, no? Per cui l'androide viene dato come colui che cerca di essere meglio di ciò che è, cioè che cerca di crescere, di migliorarsi. E questo è un passaggio epocale, nella storia del fantastico, in questo senso. Beh, mi Sì, sembrava stessi tu. sono assolutamente d'accordo. Adesso i passaggi sono tanti, però sicuramente possiamo, diciamo, in questa
archeologia della figura, ci sono dei momenti nella modernità, adesso siamo nella modernità, però ci sono dei momenti importanti, il passaggio dalla logica razionale dei robot di Asimov, che poi in Asimov non ci sono solo robot di metallo, ma c'è tutta una parte della sua produzione che ospita anche robot umanoidi quasi indistinguibili. Adesso penso a tutto il ciclo dei robot con abissi d'acciaio, il sole nudo, i robot all'alba, un robot l'impero, dove anche qui torna poi tra l'altro la forma della detection. Il protagonista è Elijah Bailey, che spesso è, diciamo, nelle sue indagini, nelle sue missioni, in cui fa un po' il detective, un po' il robot psicologo, ereditando il ruolo di Susan Calvin. È interessante poi come Asimov abbia creato questa figura che attraversa tantissimi dei suoi racconti, della robot psicologa Susan Calvin, con certo, dei racconti molto divertenti. E lui, e Bailey, spesso è accompagnato da Elijah, scusate, da Daniel Olivov, che è il perfetto esempio di un androide indistinguibile. Certo, Asimov non va a esplorare così a fondo la dimensione anche oscura che invece Dick porta poi dopo o successivamente, però mette già in scena diverse questioni che hanno a che fare col bisogno di riconoscimento e la continua domanda, l'incertezza intellettuale sulla realtà ontologica dell'essere che ci sta di fronte. Ecco, con Dick arriviamo a essere ancora più evoluti, sofisticati, e c'è una sorta di mimetismo cinico, no? Perché sono delle figure che sopravvivono, no? Che devono sopravvivere a discapito di qualsiasi cosa, non hanno particolari esatto, devono doti sopravvivere, umane, no? Sono dei survival, c'è tutta una dimensione quasi street di queste figure. Ecco, Scott che cosa fa? Fa un passaggio importante, perché invece mette al centro il discorso dell'empatia con il test Voight-Kampff, di cui tutti ci ricordiamo, perché poi è un film culto che è entrato nell'immaginario collettivo, quindi apre a tutta la sfera emozionale dell'interiorità, la possibilità che una creatura artificiale abbia sviluppato infine una propria coscienza e delle emozioni, per quanto non sia nata, ma sia creata. Ecco, da questo tema, a questo tema si riallaccia poi Westworld, perché anche tutti i dialoghi tra gli esperti di diagnostica e gli host, le creature artificiali, da Dolores a Maeve, diciamo, vengono sempre interrogati intorno a questa domanda: che cos'è l'essere che ho di fronte? No, è una sorta di traccia sotterranea che ritorna a quella sensazione di incertezza intellettuale che viene poi provata da chi interroga. E la cosa interessante è che, ecco, un altro aspetto, oltre a quello dell'inconscio che mette in campo Westworld, è il tema del cambiamento, perché sono gli host di Westworld, i personaggi che evolvono, no? Gli umani sono fermi nella loro contingenza, nella loro presenza, non sono disposti a cambiare, mentre loro invece sono disposti a cambiare. E tra l'altro gli umani non si rendono nemmeno conto di essere trattati esattamente come gli androidi, come gli host, cioè di essere Sì, parte perché del tutta teatrino esattamente assolutamente. come gli Sì. host, ma loro non ne hanno coscienza e in più pagano pure, per cui proprio Certo, la sì. considerazione della merce in maniera più spietata. Senti, Sì, c'è tutto. dimmi. No, che Stavi c'è dicendo? questa sorta di rappresentazione concentrica di mise en abyme, dove al centro ci sono gli host che vengono osservati sia dal personale che controlla la Delos, dai visitatori, e il personale di manovalanza che è sfruttato anch'esso, che ruota intorno al parco, e poi ci siamo noi,
spettatori che osserviamo, soggetti che osservano, no? È quasi una sorta di interessante, perché poi c'è un riferimento indiretto anche a tutta la dimensione sociale e del Esatto, sì. E contemporaneo. che mentre siamo lì sul divano a guardare la serie, ci guardiamo alle spalle, vedere che non ci sia qualcuno che sta guardando noi che guardiamo. E qui entriamo proprio nella spirale di Dick, quella, la Eh macchina sì, della esatto, paranoia. infatti, esatto, infatti. Ma senti, ma vabbè, il libro si conclude, la parte finale, spoileriamo anche la parte finale, con un saggio, non tuo, ma di Cristiano Presutti, cioè firma sua, poi non so se avete collaborato, immagino nello scriverlo, nel testo è a firma sua, in Saggio cui suo, viene fatto... assolutamente. Ah, ok. In cui viene fatto un po' una sorta di riassunto delle, come posso dire, delle più recenti tendenze intorno al tema della coscienza artificiale, no? Dell'inconscio artificiale, della coscienza delle macchine. E tra le righe, un po' nascosto così, però dice semplicemente che le teorie più nuove. Fa riferimento precisamente delle Scusami Luca, devo, credo, sì, delle togliere teorie le basate cuffie. sulla meccanica quantistica. Non mi sentivi più? Mi senti? Ora ti sento, sì, per un attimo ho temuto che le cuffie stessero morendo. Ok, Ti sento, ti perfetto. sento. Sì. No, vabbè, rapidamente, che abbiamo superato l'ora. Per cui, dicevo, fa una sorta di riassunto delle teorie che più recenti intorno alla possibilità di un inconscio artificiale e della coscienza della macchina e, vabbè, all'interno di diverse posizioni. Chiaramente è ovvio che se noi non riusciamo a definire la coscienza per noi, quindi come nasce all'interno del nostro cervello la coscienza, inevitabilmente non potremo mai nemmeno pensare alla riproduzione della stessa all'interno di un meccanismo artificiale. E le teorie più recenti di cui parla Presutti nel suo ultimo saggio, accennando a quello che pensa Penrose e alle sue teorie, Roger Penrose, fisico, premio Nobel, eccetera, fa riferimento a dei meccanismi di meccanica quantistica che agendo all'interno dei singoli neuroni sarebbero la fonte poi del meccanismo della coscienza. Sono ancora tutte teorie in fase di... Quindi qui ci interessa. Chiaro che tutto quello che in questa ora rimane l'ambito dell'indagine dell'umano e non ha un substrato, una ricaduta nella realtà materiale. Quindi che quando guardiamo il robot che sta lavorando in catena di montaggio, è importante rendersi conto che non c'è neanche la più vaga ipotesi o possibilità che stia sviluppando una coscienza. Quando parliamo con ChatGPT, che lo facciamo facendo tutti in questo periodo, viene spontaneo pensare che dietro ci sia davvero qualcuno, cioè una coscienza, un inconscio artificiale che ci sta rispondendo e ci sta raccontando. E stona il fatto di riconoscere che invece è semplicemente un meccanismo molto ben costruito, no? So che stiamo divagando rispetto al tema del libro, chiaramente, però secondo me sono tematiche che non nei prossimi decenni, ma nei prossimi anni, oggi, dobbiamo tenerne presente, perché sennò veramente rischiamo di confondere le cose in modo molto pericoloso. Non credi? Sì, assolutamente. Allora, intanto dico brevemente che
il capitolo scritto da Cristiano fa parte di un, in realtà, di un articolo scritto a quattro mani che possiamo definire come il nucleo originale del libro. Era un articolo che avevamo scritto insieme per la rivista Between, per un numero dedicato a immaginare l'impossibile, quindi molto vicino alle tematiche della fantascienza. E io avevo lavorato sulla parte comparatistica e lui più sulla parte relativa a teoria dell'informazione e computer science, in cui ricostruisce un po' anche delle tappe centrali, appunto, che riguardano la riflessione sulla coscienza, sulla possibilità di una coscienza artificiale. Tanto c'è una parte molto bella che riprende la figura di Ada Lovelace e anche poi come questa figura viene riraccontata nella Macchina della realtà, romanzo di Gibson e di Sterling. E poi sì, diciamo. Scusami, ma una frase è andata persa. Manuela, Sì, che mi cosa è stato senti? perso? Purtroppo è andata Io sì. persa l'ultima frase solo. Hai detto appunto che Cristiano, che il saggio viene da Between, che era stato all'origine. Poi quando ho iniziato a parlare della parte di là, poi si è perso il tutto. Sì, forse le mie cuffie stanno Mi hai morendo, sentito? provo un attimo, provo a disconnettermi. Eh sì. Come va? Sì, io ti sento, dai. No, non ti sento più. No, non sentiamo più niente. Manuela, mi senti? Manuela? Manuela, mi senti? Non ti sento più io. Non ti sento più. Ok, Ok, adesso mi senti? sei tornata. Adesso sei tornata, sì, ok. Direi che concludiamo il discorso. Salutiamo gli Erano morte le cuffie. ascoltatori, visto No, che le tue cuffie. Eh sì. chiudo brevemente dicendo che appunto quel saggio e la parte di Cristiano aveva a che fare con, diciamo, era una sorta di ricostruzione di tutta la riflessione sulla possibilità di una coscienza artificiale, dove appunto poi va a misurarsi con le teorie più, diciamo, recenti, che sono state proposte tra, non si sente, non si Sì, sente ancora. adesso sì. No, no, adesso si sente bene. No, Benissimo. no, adesso si sente benissimo, C'è una certo. parte molto interessante sulla figura di Ada Lovelace, a proposito di figure dimenticate dalla storia, e poi sul racconto di questa figura, così come è stato fatto nella Macchina della realtà di Gibson Sì, di e Gibson e Sterling. Sterling. Sì, Sì. bellissima quella parte, vero? Sì. E quindi sì, effettivamente, diciamo, venendo anche a quello che hai detto su ChatGPT, quello che poi noi possiamo vedere sono i risultati, cioè qualcosa che assomiglia al prodotto di una mente umana. Poi la dimensione dei processi, di come si arriva a quei risultati e la possibilità di istituire un parallelo, sono ancora, ovviamente, fanno parte di quella frontiera inesplorata che ha a che fare poi proprio anche con l'esplorazione della coscienza, no? Qualcosa che si pone sempre come qualcosa di sfuggente, forse verso cui noi aneliamo, e che è come quando siamo nella sfera intersoggettiva, noi siamo sicuri di essere soggetti di esperienza, di provare determinate cose, però quello che vediamo è qualcosa che non possiamo solo fare delle congetture, no? È a che fare appunto poi con il rapporto con l'altro e con la sfera dell'immaginazione. Per questo l'empatia poi torna anche a livello cognitivo a essere una chiave interessante, no? Perché ha a che fare con un processo di
di immedesimazione, no? Infatti poi si è parlato di empatia di base, empatia ricostruita, che è quella poi più razionale, che poi è quella che viene messa in scena, appunto, che è quella che potrebbe essere la forma di empatia sparita dalle creature artificiali in questi testi, no? Cioè degli atteggiamenti, dei comportamenti che sono il prodotto di una simulazione, no? Ecco, in macchine come me questa dimensione esce con molta chiarezza, perché poi è sempre l'interrogativo alla che ossessiona Charlie, cioè tutte le reazioni di Adam possono essere il risultato di forme di simulazione molto evolute. Certo. Però sono interrogativi che poi hanno anche soggettiva umana, perché sono domande che ci poniamo anche nella nostra realtà, se non priva di creature artificiali, ecco. Esattamente, sì, non c'è bisogno. Sì, infatti, esattamente. Senti, direi che possiamo salutare tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, ok? A meno che non avevi ancora qualcosa che volevi, ci tenevi ad aggiungere? No. No? Superiamo i problemi delle cuffie, ok? Va bene. Grazie a tutti per l'ascolto e, come abbiamo detto all'inizio, la registrazione, per chi non è riuscito magari a seguirla integralmente o volesse riascoltarsene delle parti, è tutta su YouTube, da domani sarà sul canale YouTube. Buona serata. Voglio aggiungere però un ringraziamento a te per questa conversazione e a Claudia per l'organizzazione. Grazie, senza dubbio, sì, Claudia ci sta ascoltando, tutto ibridamenti credo che ci stia ascoltando come collettivo. Grazie ancora a tutti, chiudo.